Da questa mattina entra in funzione in via Janfolla il nuovo centro comunale di accoglienza cani, una struttura di circa 600 metri quadri dotata di 37 box di differenti quadrature per ospitare fino a 100 cani. La collina di Argo è un servizio che viene pensato per la città nell'ambito di un progetto di salute, perché ormai si è stabilito che la salute delle persone, degli esseri umani, non può prescindere da quella dell'equilibrio degli ecosistemi e quindi degli animali che sono presenti nella città. Finalmente diamo il via a questo progetto, l'apertura di un canile comunale, il primo della città, un luogo di transito per gli animali ospitati, centro di interesse per la collettività. Il complesso è articolato su due livelli e dotato di un'area esterna con ampio parcheggio, aiuole e spazi a verde. Nel seminterrato ci sono i locali di servizio, al piano terra gli uffici, la sala per le visite veterinarie, locali per la pet therapy e toelettatura ed un'aula per la formazione ed incontri con cittadini o scolaresche. I box installati per ospitare i cani, realizzati in conformità alle caratteristiche previste dalla normativa regionale di settore, sono dotati di impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e di idonee soluzioni tecniche per prevenire la diffusione di malattie infettive. Il canile segue sostanzialmente il modello di canile dinamico, quindi un luogo deputato al recupero psicofisico degli animali ospitati in vista dell'adozione. La Fondazione Cave Canem è intervenuta per portare avanti un percorso di facilitazione e supporto dell'amministrazione comunale. Diviene finalmente funzionale, è un'opera che abbiamo cominciato a realizzare un po' di tempo fa, ma oggi è abitata dai suoi naturali e abituali abitanti, che sono i cani. Quindi una notizia straordinaria per la nostra città, come potete vedere, in un posto bellissimo, gestito alla meglio, ed è un segnale di grande civiltà in un momento in cui c'è bisogno di segnali di vita importanti. Rispettare gli cani, rispettare gli animali non è perché si è buoni e sensibili, ma perché si è intelligenti.